Solana al momento è quella blockchain che riesce a superare nel migliore dei modi i limiti imposti da Ethereum e questo ne sta accelerando a una velocità esponenziale l'adozione e lo sviluppo su di essa di nuovi progetti. Nel video di oggi vi spiegherò dall'A alla Z come funziona Solana, spiegato semplice senza troppi tecnicismi, il motivo per cui il suo valore sta crescendo così tanto e soprattutto quelli che secondo me sono i migliori progetti costruiti su Solana, di cui non parla nessuno. Quindi seguimi fino alla fine perché sarà interessante anche scoprire quelle piccole gemme che stanno nascendo su quella che sembra essere la blockchain più veloce in assoluto. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che cos'è Solana? Solana è una di quelle blockchain che fa della velocità, quindi la scalabilità e le basse fee, il suo cavallo di battaglia. Fin qui niente di nuovo, direte, ne abbiamo già sentite tante che lavorano in questo modo e che puntano proprio a quella nicchia di mercato. È vero, però Solana nel contempo ottiene anche gli altri due risultati fondamentali per una blockchain, la decentralizzazione e la sicurezza. Queste due caratteristiche insieme appunto alla scalabilità vanno a formare il famoso trilemma di cui Vitalik Buterin parlò al momento della fondazione di Ethereum dicendo che si poteva ottenere soltanto due di quelle caratteristiche lì su tre. Perché se io puntavo alla velocità, alla scalabilità, dovevo sacrificare la decentralizzazione, avere pochi nodi validatori sui quali propagare la blockchain anziché su tutto il network per ottenere una maggior velocità. È anche semplice da capire. Questo è il percorso che ad esempio ha scelto la Binance Smart Chain. Solana invece propone un approccio completamente diverso e per capirlo occorre ripercorrere la storia del suo CEO. Il fondatore di Solana si chiama Anatoly Yakovenko, l'ho guardato, l'ho dovuto leggere, e ha un background di tipo ingegneristico nel settore delle telecomunicazioni. Come mai vi sto dicendo questo? Perché è dal mondo delle telecomunicazioni che deriva l'idea che ha permesso a Solana di eccellere dal punto di vista della performance mantenendo la decentralizzazione ed è l'applicazione di quello che si chiama TDMA, Time Division Multiple Access, al mondo della blockchain. Un giorno il nostro caro CEO dal nome impronunciabile stava lavorando alla Qualcomm, che era l'azienda appunto dove lavorava prima di fondare Solana, e gli è venuta questa idea. Il TDMA consiste nell'andare a permettere a una moltitudine di utenti di utilizzare la stessa frequenza, la stessa radiofrequenza, e questo è fondamentale ad esempio per gestire il traffico dati mobile, una delle tante applicazioni. Come si fa a ottenere questo risultato? Si vanno a sincronizzare diverse antenne e si crea un flusso sostanzialmente di dati degli utenti dove ad ogni utente viene dato un piccolo slot temporale che viene poi alternato con gli altri. Alla fine si va a ricostruire questo flusso, cosa resa possibile dalla temporizzazione, che è fondamentale. Si può dare un ordine temporale a ogni piccolo frammento, che quindi poi, anche se li prendo tutti insieme mischiati, riesco a metterli in ordine, ottenendo quindi un flusso di dati sensato. L'idea geniale è stato trasporre questo concetto al mondo della blockchain e da lì è nato il proof of history. L'idea è stata quella di permettere di avere tanti nodi validatori, da lì la decentralizzazione che la va a distinguere ad esempio dalla Binance Smart Chain, che ha un numero molto limitato di nodi validatori, e grazie a un clock, quindi immaginatevi una sorta di metronomo che li va a sincronizzare tutti insieme, le transazioni possono arrivare a uno qualunque di questi nodi. Alla fine si potrà metterle in ordine temporale, ottenendo quindi la catena esatta di transazioni. Questo di fatto permette la creazione di tantissimi blocchi con un'esagerata velocità senza dover distribuire ad ogni singolo nodo tutto quanto il lavoro. È un lavoro di ottimizzazione molto molto ben fatto. A proposito di validazione, altro concetto chiave, Solana utilizza un algoritmo
algoritmo che si chiama Proof of Stake with Delegation, che sostanzialmente è molto simile al Delegated Proof of Stake, quello che conosciamo e che ci fa venire in mente di solito quelle blockchain più centralizzate, perché abbiamo pochi nodi validatori e tutti che delegano a quei pochi nodi. La differenza con Solana è che chiunque virtualmente può creare un nodo validatore. Ci sono dei costi decisamente alti per fare un nodo validatore, perché serve un hardware estremamente performante, si parla di CPU con almeno 12 core e di 128 giga di RAM. Ci ho dato un'occhiatina giusto per curiosità, nonché una banda, una connettività veramente, veramente veloce. Questo per gestire appunto l'elevato flusso di dati necessario. Tuttavia non c'è bisogno di avere quei famigerati stake minimi che solitamente nelle altre blockchain pongono una barriera elevatissima di capitale per chi appunto dal nulla vuole diventare validatore. Attualmente, ho guardato poco fa, ci sono quasi 600 validatori e propagare una blockchain a 600 nodi diversi mantenendo questa velocità al momento non è in grado nessuno di farlo. Inoltre il numero di nodi può crescere ancora, non è sicuramente giunto a saturazione. Chi invece non vuole creare un nodo validatore perché non ha le risorse oppure non se la sente, può tranquillamente delegare per l'appunto i propri SOL a uno qualsiasi dei nodi validatori esistenti. L'APY dello staking di SOL al momento è all'incirca del 13%, a cui ovviamente vanno sottratte poi le fee che il validatore trattiene, che solitamente si aggirano tra il 5 e il 10% sul profitto ottenuto. I più attenti e i più nerd di voi avranno anche già pensato al fatto che Solana riesce ad evitare in questo modo il cosiddetto sharding, ovvero quella soluzione che prevede la frammentazione della blockchain in diversi shards, diversi frammenti. Questo di solito va a impattare negativamente sulla sicurezza, perché si creano diverse sotto-blockchain, tra virgolette, da gestire una a una. E inoltre si va a rendere più complicato il coordinamento e la sincronizzazione, ad esempio quando c'è da propagare un nuovo aggiornamento, una modifica del protocollo o cose di questo tipo. Gestire diversi frammenti rende il tutto più oneroso e complicato. Solana fa tutto in un layer one, quindi sulla blockchain stessa e senza la necessità di questa frammentazione. Per approfondire, io vi consiglio di andarvi a leggere le cosiddette 8 innovazioni che Solana implementa. È un elenco di 8 tecnologie, tra cui c'è appunto il Proof of History. Le altre non ve le sto a elencare tutte perché altrimenti diventa veramente una cosa verbosa e molto tecnica. L'altra che invece ci tengo a sottolineare è quella che chiamano Turbine, che è un metodo di propagazione dei blocchi, delle transazioni, ai diversi nodi. Abbiamo detto che ci sono tanti nodi validatori potenzialmente su Solana per tenere viva la decentralizzazione e quindi questo diventa un onere al crescere del numero dei nodi, perché quando bisogna arrivare a validare il blocco, caspita, ci vuole comunque un consenso e quindi tutti i validatori quantomeno dovranno avere accesso alle transazioni e ai nodi, o la maggior parte di essi. Per far sì che ciò accada senza dover prendere tutto il pacchetto e andarlo a dare a ognuno di loro, viene fatta una propagazione tramite questo algoritmo che è stato chiamato Turbine, che sostanzialmente va a spezzettare il blocco in tanti frammenti, ognuno dei quali viene dato a ciascuno dei validatori, dei nodi. Così facendo si diminuisce, si va a gravare molto meno sulla bandwidth necessaria, ovvero sulla rete. Perché se abbiamo un blocco che pesa tot megabyte e lo dobbiamo distribuire a 1000 nodi, capite già che abbiamo un onere dal punto di vista proprio del consumo di rete, di banda, molto elevato e rischia poi di andare a impattare sulla velocità. Grazie a Turbine questo viene risolto andando a frammentare il blocco, diminuendo e sgravando tantissimo l'onere sulla rete stessa, e questo gli permette per l'appunto di ottenere quell'enorme velocità di cui parlavamo all'inizio del video, tra le 50 e le 80.000 transazioni al secondo. Una performance così elevata la rende estremamente utilizzabile e fruibile nel mondo dei micropagamenti, ed è proprio lì che va a puntare l'ecosistema
sistema Solana. Vi dirò di più, punta a unire il mondo dei micropagamenti con il mondo della DeFi, ottenendo risultati potenzialmente eccezionali dal punto di vista anche dell'adozione e dell'inclusività di un numero molto alto di utenti. Adesso infatti è mia premura andare a farvi vedere quelli che sono i progetti che sono nati, sono già funzionanti e stanno crescendo giorno dopo giorno sull'ecosistema Solana, nell'ecosistema Solana. Ve ne ho selezionati 4-5 che sono i miei preferiti e che sto seguendo e utilizzando con molta attenzione e molto interesse, ma sappiate che veramente ha un ecosistema molto 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 fertile. Quindi chiudiamo un attimo questa parentesi del che cos'è Solana, sperando di avervelo fatto capire, e andiamo a vedere queste piccole chicche. Allora, io vi avverto che questa sarà una disamina un po' rapida, perché altrimenti viene un video di 2 ore, quindi vi dico già, poi se qualcuno dei progetti di cui vi parlo tra poco vi interessa particolarmente, ditemelo, così magari andiamo ad approfondirlo da solo. Lasciatemi quindi giù un commento. Grandi. Allora, per seguire il mondo di Solana, a me piace molto come profilo Twitter Solanians, che penso sia una community indipendente, e come vedete fa delle infografiche carine che fanno vedere quello che è un po' il mondo Solana giorno dopo giorno. Come vedete, il mondo DeFi, la categoria, l'industria DeFi è quella più sviluppata su Solana stessa. Vabbè, è un trend, quindi non mi stupisce. Però veniamo a noi, perché io vi ho selezionato alcuni dei progetti che più mi piacciono e che secondo me sono quelli che hanno i numeri per crescere maggiormente. Il primo è Serum, di cui ve ne parlo ormai dall'estate scorsa, quando è stato concepito, perché inizialmente, insomma, l'interesse è derivato dal fatto, non ve lo nascondo, che l'endorsement per il mondo di Serum e anche di Solana è arrivato da quelli di Alameda Research, che sono quelli di FTX. Io li ho sempre seguiti perché, insomma, tutto quello che toccano diventa oro di solito, e quindi io tendo a interessarmi a ciò su cui investono tempo e denaro e sviluppo. Quindi Serum sostanzialmente che cos'è? È un exchange decentralizzato, un protocollo di exchange decentralizzato su Solana. Quindi non immaginatevi però il classico Uniswap, perché Solana permette un'esperienza che è praticamente identica a quella di un Binance di turno, grazie alla sua velocità. E infatti su Serum è possibile implementare anche gli order book, cosa che su Ethereum per ovvi motivi ancora non è possibile. Sarà possibile sicuramente sui layer 2, sulle soluzioni di scalabilità per Ethereum, però ovviamente stiamo parlando sempre appunto di layer 2 e di altre soluzioni che non sono la blockchain stessa, e lo dico da fan di Ethereum, mi conoscete. Serum di per sé ha diverse interfacce grafiche, come vedete, sono tutte consultabili qua. Una delle mie preferite è Bonfida, che tra l'altro è anche uno dei progetti di cui volevo parlarvi. Allora, questa è l'interfaccia grafica, che appunto, come vi dicevo, è veramente difficile da distinguere da un exchange tradizionale. Abbiamo il nostro order book, noi possiamo andare a mettere i limit order oppure andare a fare market order e interagire praticamente come se fosse un exchange normale. Questo proprio grazie all'elevata velocità della blockchain Solana. Guardate tra l'altro l'order book, soprattutto lo spread. Questo è il mercato di Bitcoin e lo spread è più basso di alcuni exchange centralizzati, proprio perché la gestione della liquidità è ottimizzata. Serum è un protocollo che permette a tutte quelle applicazioni che si appoggiano su di esso di andare a condividerne l'order book. E tra l'altro i cari vecchi Alameda cosa hanno fatto? Hanno utilizzato parte della liquidità di FTX anche per andare a metterla e a rendere migliore come esperienza quindi su Serum stesso, minimizzando appunto lo spread e lo slippage, perché anche l'order book è molto pieno, ok, oltre ad avere poco spread. Bonfida inoltre, visto che ne stiamo parlando, permette anche tutta una serie di automazioni, cioè c'è la possibilità di creare dei bot, addirittura legandoli anche a TradingView, quindi magari ne potremo parlare in futuro. In ogni caso, immaginatevela come un'applicazione che interagisce quindi con Serum,
che è un DEX, esattamente come il bot di turno, il 3Commas di turno, il Madrex di turno, potrebbero andare a interagire con Binance. La cosa molto innovativa è che è tutto decentralizzato, cioè non c'è il server centrale di turno, e questo è veramente, secondo me, un passo avanti gigantesco. Con Bonfida si può andare a creare dei pool governati da bot, insomma si può fare tutta una serie di automazioni molto molto interessanti. È una sorta di potenziatore dell'esperienza su Serum per chi vuole un'esperienza più da pro. Il terzo progetto di cui vi volevo parlare si chiama Radium. Ve ne ho già parlato un po' a spezzoni all'interno di qualche live, adesso lo vediamo meglio. Sostanzialmente si tratta del classico protocollo a pool di liquidità, quindi i classici pool con due coin, però su Solana, il tutto integrato anche con la liquidità di Serum. Quindi andare a dar liquidità su Radium permette di ottenere ovviamente le classiche ricompense da yield farming, che adesso andiamo a vedere a quanto ammontano, e inoltre va a dare liquidità all'order book di Serum, permettendo quindi di ottenere parte delle fee anche da chi va a fare i trade su Serum. Vedete, il bello è che è tutto estremamente integrato. Andiamo a vedere qualche esempio pratico. Allora, qua possiamo vedere tutti i pool e come vedete le fee vanno a dare una ricompensa, solo le fee, guardate, comparatele ad esempio con Uniswap e vedete che vanno a pagare degli APY molto molto interessanti. Gli APY poi diventano ancora più interessanti ovviamente se andiamo nelle pool che ci permettono anche di farmare il token Ray. Ovviamente sono tutte pool che contengono Ray stesso, con degli APR, tra l'altro non APY, quindi senza l'interesse composto, tra il 150 e il 200%. È inoltre possibile accedere alle cosiddette Fusion Pools, che sono una novità di Radium, che permettono di ottenere un doppio yield, ok? Sia in Ray che in un'altra coin. E sono in partnership ovviamente con le altre coin, e infatti se ci fate caso sono tutte coin che fanno parte un po' del mondo Solana, del mondo Serum. E inoltre si può mettere in staking i Ray stessi per ottenere un interessante APR. Questo è Radium, quindi. Inoltre c'è anche la classica interfaccia che vi dicevo anche prima, penso che usi proprio Bonfida come UI, tra l'altro, e vi permette di fare trading utilizzando Serum stesso. È un'alternativa all'utilizzo di Bonfida, niente di più, niente di meno. Poi, andando avanti, c'è Oxygen. Ne parlo ora non perché mi piace meno o di più di altri, questa non è una classifica, ma semplicemente perché Oxygen è un broker DeFi, quindi preferivo prima parlare di Radium e di che cosa si intende per DeFi e anche di Serum, perché poi quello che fa Oxygen è mettere insieme tutte le funzionalità delle varie applicazioni DeFi in un'unica interfaccia, e sostanzialmente in questo modo si può prendere la propria liquidità che si voleva andare ad allocare per i vari scopi inerenti al mondo DeFi, e da un'unica interfaccia magari in parte darla in prestito, in parte utilizzarla come collaterale per prendere un prestito, per andare a operare in leva su un'altra coin e così via. Insomma, tutte le varie cose che altrimenti richiederebbero l'uso, una di Aave, faccio il parallelo con Ethereum, l'altra di Uniswap, l'altra di SushiSwap e così via, qua appunto è tutto in un'unica interfaccia con una bella dashboard e con sotto controllo tutte le varie statistiche, come vedete in questo esempio, sulla bontà dei miei debiti, quindi quanto rischio la liquidazione, quanto sto invece guadagnando dai depositi che ho fatto e così via. Insomma, è un broker per il mondo DeFi, pensato per qualsiasi utente, per semplificare l'esperienza dell'utente. Questo, secondo me, è un passaggio fondamentale, soprattutto se si vuole fare l'onboarding di clienti istituzionali
industriali che vogliono la semplicità e la possibilità di manovrare tutto il loro capitale da un'unica e semplice interfaccia, unendoci ovviamente sempre i vantaggi di Solana, cioè la velocità, le basse fee, cioè sembra proprio un'esperienza di una piattaforma centralizzata da come si presenta. Poi le ultime due sono allora Maps.me, che è un'applicazione mobile che esisteva già da prima del mondo Solana e sostanzialmente è un'applicazione da cui si può andare a fare varie cose, fare piccole spese, pagare il caffè, prenotare l'hotel, prenotare un volo. Come vedete è pensata per l'utilizzo di tutti i giorni, per viaggiare, per andare a fare cose. Nasce come applicazione di mappe, poi ha integrato, come vi dicevo, il sistema di prenotazioni e di pagamenti diretto da esso, quindi c'è un wallet al suo interno che nativamente accettava poi la carta di credito Apple Pay e così via. Adesso è nata questa integrazione con il mondo DeFi, quindi questo wallet permetterà il deposito di criptovalute, di utilizzare queste criptovalute eventualmente per spenderle nei vari punti di vendita che l'applicazione implementa, nonché per andare a utilizzare le applicazioni DeFi dell'ecosistema Solana per andare a generare una rendita passiva. Quindi è tutto quanto estremamente integrato. E non è un'applicazioncina così, perché se ci guardate ha una quantità di utenti pazzesca. Qua dice addirittura number one offline Maps. Ve l'ho detto, vista così sembra un'applicazione che non c'entra nulla col mondo cripto, ma se poi andate a vedere alle funzionalità che vuole avere, ve l'ho detto, punta proprio al mondo dei micro pagamenti, che è un mondo per il quale Solana ha sicuramente voce in capitolo. Infine abbiamo un'applicazione più classica, ovvero SolStarter si chiama, e di fatto è un'applicazione per fare delle vendite di token, delle IDO le chiama, su Solana stessa. Quindi esiste già sulle altre blockchain, è stata creata, replicata anche su Solana. La possibilità di fare delle token sale, di andare a raccogliere liquidità, ovviamente porterà un numero ancora maggiore di progetti a nascere e di utenti a voler interessarsi al mondo Solana e, perché no, al detenere i token Sol che saranno necessari poi per partecipare a queste token sale. Come vedete, l'ecosistema che ci sta intorno fa sempre appoggio alla liquidità di Serum, alla tecnologia di Solana e anche a Maps e Oxygen, che sono curioso di vedere poi come si integreranno una volta che il tutto sarà a regime. Sono ancora tutti dei progetti in beta, in fase crescente, ed è proprio per questo che io li sto seguendo con estremo interesse. In tutta sincerità ci vedo un grandissimo futuro davanti. Questo è quanto, amici. Io non ve l'ho detto, ma non holdo neanche un token Sol, quindi vi faccio questo disclaimer, non è neanche un video sponsorizzato in nessun modo, lo sapete, sono quei video che ogni tanto vi faccio per andare a mostrarvi quelle che sono le novità e le cose più interessanti del mondo blockchain, anche al di fuori dei classici Bitcoin ed Ethereum, perché altrimenti poi parlo solo di quelli e rischio di diventare noioso. Io vi ricordo che se ci sono domande, dubbi, qualsiasi cosa, fatemeli nei commenti, così io vi rispondo e il tutto può essere utile anche agli altri. E mi raccomando, il vedere questo video e il mio entusiasmo riguardo al mondo Solana non vuol dire correte a comprare Solana, perché sapete molto bene che il prezzo adesso è molto esteso, è un periodo di FOMO generale, quindi è rischioso buttarsi a fare acquisti. Studiateveli, ragionateci e magari poi in futuro potrete pensare di investirci se avrete deciso che ne vale la pena. Vi auguro una buona serata e alla prossima!